Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, siamo qui su FIFA 14. Mi avete chiesto in tanti di fare la facecam su FIFA 14 e giustamente io ve la faccio, visto che volevate vedere come cazzo mi comportassi, volevate vedere le mie facce, perché sicuramente nell'altro video vi ho incuriosito veramente, avreste voluto vedere le mie facce mentre mi stavo incazzando come una bestia. Però questa volta vi accontento, ragazzi. Quindi partiamo subito, andiamo su partita personalizzata. 5 minuti, ragazzi, sperando di partire subito. E vediamo un pochettino che avversari troviamo, ragazzi. Allora, ci sono milioni e milioni di giocatori, cioè ci sono almeno una ventina, 20.000 persone online, giustamente. Io non riesco a trovarne una. Vabbè. Partiamo già bene, ragazzi, partiamo benissimo. Ok, perfetto, abbiamo trovato l'avversario. Allora, io vi dico soltanto che ho installato il mio gioco, il mio FIFA, perché? Perché mi stava dando problemi del tipo che mi succedeva anche con la demo, che mi si bloccava l'immagine o l'audio, scompariva. E spero che almeno facendo ciò, installando direttamente nella console il gioco, non mi capiti questo genere di problema. Allora, vediamo la formazione del Bayern Monaco. Io non l'ho provata ancora il Bayern Monaco. La minchia è una bestia, ragazzi. Alaba è forte, Schweinsteiger, Robben, Müller, Kroos, Ribéry, Mandzukic. Allora, se non sbaglio ci dovrebbe essere... No, non c'è neanche più, ragazzi. Götze è fuori, ma stiamo scherzando. Kroos, minchia, giusto un pochettino di attributi diversi, ma vabbè. Vediamoci Kroos fuori, Javi Martinez. Minchia, ragazzi, ma perché cazzo sono così lenti? Io non capisco questa cosa, ragazzi. Contento, questo qua è contento. Batstuber, lasciamolo dove cazzo è. Ragazzi, lasciamola così la formazione. Mettiamoci pronto. Speriamo di partire subito. Ovviamente è Bayern Dortmund, quindi stiamo rigiocando la finale di Champions League, il derby di della Germania, su FIFA 14, sperando di avere degli ottimi risultati. Io fossi stato in Götze, 19enne, non sarei mai passato al Bayern Monaco, perché essendo due rivali storiche, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, cioè non mi sembrava corretto a mio parere. Però vabbè, non lo so, queste cose, vabbè, ormai Inter, si trasferiscono giocatori dall'Inter al Milan, Milan-Inter, quindi posso capire di tutto in questo gioco e posso capire tutto nella logica dei calciatori, dei loro agenti, vabbè. Oh! Sul terreno reso scivoloso dalla pioggia. Dai! Vai! Ok. Grande Lam. Dai Lam! Robben. Vuoto il proprio marcatore. Grande opportunità. Di prima. E dai! Dai no! Se cazzo rete! Müller, Thomas Müller, rete! 1-0, ragazzi. Si avvia già una partita molto più semplice del solito. 1-0. Ho il presentimento, ragazzi, che questo tipo abbandonerà, perché è un po'. Lo vedo scarsino. Lo vedo ancora anche lui alle prime armi con FIFA. Solo che lui sta usando una squadra non alla. Fuori gioco, ok. Sta usando una squadra che non è il massimo. Cioè, bisogna saperla usare, ragazzi. Io la sapevo usare su FIFA 13. Su FIFA 14 è completamente diversa questa squadra. È un pochettino più lentuccia. Dai, grande! Vai, Müller! Müller! Mamma mia! Cristo, no! Dai! Andiamo Lam! Lam! Ovviamente, ragazzi, questa cosa non l'ho ancora capita. Si fa sotto! Vabbè, se Neuer si faceva segnare con un gol di merda del genere, mi sarei incazzato. Giustamente, perché non può avverarsi una minchiata del genere. E poi questa cosa che Dante non va. Cazzo Dante. Oh, minchia. Vai Mandzukic, che ovviamente è il controllo di un ippopotamo. Mandzukic tira e sbaglia purtroppo. Allora, dai, calcio d'angolo. Robben, calcio d'angolo. Dante si chiama, non lo so, non mi ricordo. Hummels. Il difensore che prova a... Dai, grande. E beh, bello. Questi passaggi sono i migliori, ragazzi. Grande. Götze, rete! Esultano lo stesso, esulta Götze. Anche se era del Borussia Dortmund prima. Non ci siamo, ragazzi. Non c'è il rispetto qui.
Pep Guardiola non ha insegnato rispetto alla sua squadra. Ma che bello questi passaggi, ragazzi. Sono l'apoteosi della bellezza. Un po' fuori gioco, ragazzi, ma vabbè. Io spero, da quello che ho sentito, ragazzi, da quello che so su questo FIFA, so che adesso si può giocare in due con un proprio amico, uno a casa dell'altro, cioè uno proprio nella propria casa. Quindi io, nel caso, se avrò la possibilità di fare ciò, ovviamente i passaggi sono fatti al buco, col buco del culo, cazzo, e se io avrò la possibilità, ragazzi, lo farò insieme a un grande. Dai! Se riuscirò, ragazzi, quindi lo farò insieme a Jordinho, perché con lui mi trovo molto bene quando gioco insieme online. Cioè, non siamo il massimo, però forse è uno degli unici con cui mi trovo benissimo. Ovviamente questo qua mi fa fisso falli, vabbè. Poi ovviamente sono fatti la cazzo di cane, questi cazzo di marcature. Dai, ma che cosa fai? Ma l'avete visto cosa fa noi? Che cazzo! Mi segnava così, mi scleravo male, Cristo. Comunque sia, ragazzi, se avrò la possibilità giocherò insieme a Jordinho. Ovviamente io neanche ci gioco con Bebbo, perché Bebbo giustamente non vuole giocare a FIFA, non gli piace FIFA. Mamma mia! Mandzukic! Mandzukic! Mamma mia, Mandzukic! Allora, Ribéry. Ribéry ci prova. Dante, dai! Ah, cazzo, Dante sbaglia. Va bello, sta bella questa cazzo di rimessa. Bellissima. Il rinvio del portiere, eccolo qui. Bravo, bravo! Vai a fargli la seghina, visto che ci sei. Non andarli contro. Non andare a recuperare la palla. E la passerà sicuramente questo. Wow, grande, dai! Grande! Eccolo qui, Robben. Mamma, parte Müller sulla fascia destra. Cazzo, li sbaglia tutte queste minchiate. Ragazzi, lo sto bombardando il tipo, raga. Lo sto bombardando e il tipo non sta reagendo neanche chissà che modo. Dai, e vai! Beh, bello, bello! Queste sono le cose migliori. Allora, Lam, perfetto. Perfetto, non mi fischia niente, ragazzi. Mi viene addosso tipo un fottuto bulldozer. Ma niente, Schweinsteiger. Mandzukic! Ma dai, ma li filtra nel buco del culo, cazzo! Dai, ma questi cazzo di rimpalli, che culo! Ma poi questi passaggi, ragazzi, Schweinsteiger che ha questo controllo non si può vedere. Dai, vai! Vai, grande! Ovviamente la para, vabbè. Questa cosa non va bene, ragazzi. È proprio la lentezza dei passaggi. Sono molto lenti. E questa cosa fa diventare il gioco macchinoso ed è brutto. Perché prima, io mi ricordo su FIFA 4. Dai, ma non riesce neanche a anticipare. Io mi ricordo su FIFA 10, ragazzi, che i passaggi erano belli forti. Cioè, bastava cliccarlo poco a poco ed era forte, come è giusto che sia. Non che devo chiamare Gesù per farlo. Per fargli fare un passaggio forte. Oh, un mess fuori dal cazzo, ragazzi. E come vi ho detto, a mio parere, questo tipo abbandonerà la partita. Ok. Adesso andiamo. Grande, perfetto. Sì? Lewandowski, vai Leva. Grande, Dante. Ottimo, Dante, bravo. Mamma, ci crede fortemente questo ragazzo. Vai. Vai! Mandzukic parte! Mandzukic! Dai! Oh yes! Mandzukic! 3-0, ragazzi! 3-0 al 45esimo! Schiacciato questo cazzo di Borussia! E come in finale, è come... bello, vabbè, finito il primo tempo, ragazzi, 3-0, l'abbiamo schiacciato per bene. Che dire, ragazzi, 10 tiri, lui ha fatto un tiro in porta, un tiro neanche in porta. Andiamo col secondo tempo, ragazzi, partiamo subito e lui va, perfetto, lui resta. Allora, ovviamente i controlli fantastici, cazzo, che bello, questi passaggi sono fantastici, ragazzi. Mamma, Ribéry, ovviamente il passaggio lo fa quando
quando non lo so, non lo so ragazzi, non so più neanche cosa dire. Non so quando farà il passaggio, ragazzi. Allora, ok, dai, passaggio, perfetto. Goze, ottimo cazzo, ragazzi. Goze, il controllo di Dio. Vabbè, vabbè, ragazzi. Prendiamo il gioco per quello che è un FIFA. È FIFA. Cos'è sta merda? Cos'è sta merda? Si tratta forse della prima parata che effettua oggi. Ottima occasione. Sembrerebbero ancora paghi del risultato. Ragazzi, non so che dire. Vabbè, il joystick mi cade. Vaffanculo. Grande. Riprendiamoci il joystick in mano. Sì, perfetto, mi ha ripreso. Ok. Perché ogni tanto se ne va in tilt e mi manda, non mi manda più il segnale del primo controller. Cioè non mi dà più il segnale per poter giocare. Ovviamente Lewandowski c'ha uno scatto più veloce di qualsiasi Messi anche. Cazzo. E ovviamente Alaba non riesce a bloccare Lewandowski, sì, credici. Beh, bello! Non so che dire, ragazzi, bello. Sto gol è fantastico. Questo vi fa capire la disattenzione del difensore, che ovviamente io clicco 80 anni, X o A per rispedire la palla fuori, non è che si mette davanti. Beh, bello. Poi queste cose sono la cosa ancora più fantastica di questo gioco. Ok, va bene, Schweinsteiger. Bravissimo. Bravo. La cosa migliore è che non ci va sulla palla. Questa cosa è la migliore. Il difensore. Dai! Non la passi! Weidenfeller vuole fare un'azione corale da solo. Dai! Oh, ma va a farti fote, ragazzi. Le vedete le minchiate? Le vedete? Ma cosa vuoi fare? Ma dove vuoi andare, Pizzy Snack? Solo io ti posso usare perfettamente. Royce l'ha battuta, ragazzi. Ma c'è un certo Alaba. C'è il bello! Dai! Dai! Ma va a cagare, va, ma va a cagare. Il computer vuole farmi perdere. Grande! Mandzukic! Parte Mandzukic! Müller! Prova il tiro, sbaglia! Va bene Müller, comunque sia, riparte il corner. Riparte l'assalto del Bayern Monaco. Robben, Robben col suo sinistro! Ovviamente Jerome Boateng sbaglia. No, non c'è problema, ragazzi. Bello! Bello! Il controllo perfetto! Palla con un intervento prodigioso! Vai! Grande! Dai! Ma dai! Ma grande! Ma dai, ma che cazzo! Io non capisco questa cosa, ragazzi! Questa storia! Dei passaggi, cazzo! Cioè! Porca puttana, cioè ci siete 3 anni che avete rovinato con i passaggi. Avete rovinato i passaggi facendoli merdosi. Ma come fai? Dai, 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 dai. Ma perché cadi come una minchia morta? Nessuno ci va. Bravo, bello. Proprio sotto, sotto. Se vi schiacciano col... Se vi schiacciano col pressing vi spaccano il culo, capito? Cioè siete il Bayern Monaco di merda. Dai, corri Dante di merda, corri! Oh! Dai, e passala! Ma va a farti fottere, ma che puttanata di gioco. Queste sono le minchie. No, ragazzi, ma stiamo... Oh! Cioè, ma stiamo scherzando? Ma lo vedete le minchiate? Cristo! Mi fa incazzare questa cosa, ragazzi, non va bene. Cioè, io non devo cioè, rischiare così. Dai, minchia, la lentezza. Oh, bravo! Minchia, dai! E buttalo giù! Fai fallo bene almeno! Adesso fischia fallo questo coglione! Come cazzo c'hai i capelli, Robben? Bello, questi controlli sono i migliori, ragazzi! Ma va a farti fottere! Oh! Non riesce a farne uno di passaggio decente! Mandzukic!
Ribéry. Minca, ma che cazzo, ma Ribéry non è Ribéry, è una schiappa, cribbio. Porco cane, svai Alaba, dai, minchia, un morto sei, cazzo, un morto che cammina. Non è neanche più Neuer, ragazzi, neanche Neuer è riconoscibile. Vai Robben. E ovviamente sei un treno sulla tua fascia, ma tipo sono... Ma che cazzo? Ma questo non è controllare da... Cioè, non è controllo da Robben, ragazzi, non so che dire. Anche laggate, anche laggate. Dai! Minchia, ma lagga fisso! Che cazzo! Ma va a cagare, non mi dare... Ma lo vedete, queste minchiate? Non dà neanche il giocatore. Cioè, si scontrano tra di loro col pallone. Non mi dà il giocatore che ha la palla. Ma non scherziamo. Almeno l'ho vinta sta partita di merda. Ma che cazzo. Ma le laggate. Ma le laggate. Cioè, è improponibile sto gioco. Queste cazzo di cose. Ma cosa fai? Ma cosa fai? Te ne vai via. Ma vaffanculo, va. Che puttanata di gioco. Minca, te lo trancio a pressione. Sì, fuori dal cazzo, vaffanculo, io non gioco così. Mandzukic segna, Mandzukic segna, vaffanculo. Vabbè, ho vinto ragazzi, 3-1 cazzo, e me lo meritavo dopo tutto cazzo, per la sofferenza che c'è in questa partita. Comunque sia, la cura 93 è tutto, e giustamente mi parte qualche altra minchiata, grande. Perfetto, quindi da cura 93 è tutto, spero che la partita vi sia piaciuta, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video, se ovviamente fa piacere fatelo vedere anche ai vostri amici questi video, che sono, spero che siano divertenti, i miei scleri anche su FIFA, e che dire ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!